Che te voglio mangiare? Ragazzi, oggi che me voglio mangiare? Me voglio mangiare un piatto per dare il giusto addio proprio ai tempi estivi, che ormai si sono allontanati da un pochetto, ma nessuno gli vuole lasciare. Andiamo ancora a armare perché fa caldo, sì, teniamo queste, però gli devo lasciare. Purtroppo dobbiamo dire addio, ma oggi faremo un piatto proprio di quelli che... Ah, raga, il pesce all'acqua pazza. Prima di iniziare però vi voglio ringraziare, perché sotto al video dei bot dove vi raccontavo del sabotaggio siete stati in tantissimi a commentare, e avere una community che mi vuole così bene, che mi sta così vicino, veramente mi dà la forza di continuare a fare quello che faccio. Vediamo subito gli ingredienti, iniziamo perché oggi ho proprio fame di sto piatto qua. Allora, abbiamo una bella riccioletta sarda. La Sardegna, si vede, eh? È sarda. Si vede che è sarda, eh? Prezzemolo, aglio, limone, un po' di pomodori a pezzi, questi qua così. Olivette da giasche, pomodori datterini, basilico, pane, abbiamo cipollotto, olio, sale, pepe, vino bianco. Tutti questi ingredientini che servono per fare l'acqua pazza. Un piatto che tutti hanno sentito nominare almeno una volta, nessuno sa come si fa. Ma perché? Joshua, ne hai una risposta tu? Non lo so, perché mia madre la fa la... Ma come la fa lei? Non lo so. Sicuro meglio di me, mia madre. Però io non lo so. Allora, di solito si mette tutto insieme dentro una padella o al forno e si fa cuocere. Io vi faccio vedere come la faccio. Mi piace molto, secondo me è proprio la ricettina ad hoc per voi. Facilissima da fare, manco dovete sfilettare pesce. Ma si può fare anche con i filetti di pesce. Iniziamo, dai, su. Cipollotto. Per cipollotto. Per cipollotto romano. Non troppo cipollotto, eh. In realtà nella ricetta tradizionale c'è solo l'aglio, ma a noi ci piace il cipollotto, un po' sentirlo così, no? Prima giusto? Chicca di Ruban. Cipollotto. Prima chicca, scrivilo qua. Uno. Occetto d'olio. E facciamo soffriggere, come al solito, eh. Non t'arrabbia, non t'arrabbia. Un bel peperoncino qua a metà così. E vai. Giusto? Joshua, giusto? Mi sto a sbagliare qualcosa? Adesso sta andando. Questo è proprio uno di quei piatti che tu ti fai al mare, ma quando te lo mangi e non stai al mare, te pensi di starci. Non so se hai capito quello che volevo intendere. Questo piatto una volta ci ho rimorchiato una ragazza. Perché tu qua, mentre lo fai, devi proprio raccontare, devi parlare. Allora, vi faccio vedere una cosa. Se l'aglietto c'ha l'animetta verde così, voi gliela andate a levare, solo se è verde, ok? Tarara, tu gliela racconti, non sai, questa me l'ha fatto un pescatore una volta, e tu cominci a parlare, questa non ci capisce più niente, l'ambriachi di parole, e poi gli dai pure un goccio di vino. Ciao. È tua! Allora, perfetto, così sapete quanto sono appassionato di gambetti, ci vado a mettere questi di prezzemolo. Mettiamo e leviamo proprio, eh? Così. Mamma mia, tiè. Guarda qua, stupendo già, per no? Per la serie già così. Per la serie già così, dovremmo fare una serie già così. Ecco, facciamo andare bene bene qua la situazione. Perché a me piace un po' soffriggere le cosette che ci metto, no? Se ci metto dentro e poi ci metto l'acqua, come l'acqua passa classica. Hai detto l'acqua passa. Vabbè, l'acqua passa. L'acqua passa e non saluta. L'acqua passa e manco saluta. Da terraini, come li chiamiamo noi. La padella, io. Eh? Non mi posso avvicinare. Adesso ti do il via libera. Da terraini così, e andiamo a fare proprio questa base per cuocere il nostro pesce, eh? Guarda, pepe, ole, pepe, pizzico di sale, e andiamo così a fargli dire proprio hey baby, eh? Guarda, e loro vanno così, una bella base, eh? Se proprio, noi già stiamo a sforare, però non gli voglio abbandonare, come l'estate non voglio manca abbandonare i motorini, però possiamo usare dei pelati. Eh? Nel frattempo ci apriamo il vino. Oh, beh, ho fatto pure il corso di sommelier, non mi ricordo come si apre. Comunque ero bravo al corso di sommelier, eh? Sì. Una volta ho beccato il sentore di yogurt in un vino, mi hanno fatto un sacco di complimenti. L'unica cosa è che là ero intelligente mentre facevo il corso di sommelier, magari sentivo i profumi ed è qua c'è l'origano, qua sento la spezia. Il problema è che bevevo 4 bicchieri di vino a lezione, quindi ci ubriaco e mi scordavo tutto e ricominciavo da capo ogni volta. Ok, sfumiamo col vino. In realtà sfumare così i pomodori è un po' un errore tecnico, perché i pomodori così ancora crudini assorbono un po' del vino, ma questo piatto ci va ed è l'unico momento propizio per mettervelo. Perché se lo metto dopo e poi copro col pesce direttamente dentro, mi rimane tutto l'alcol, invece dobbiamo farlo un po' evaporare, no? Ecco qua, abbondante vino, e facciamo evaporare in modo tale che rimangano solo i profumi del vinello che abbiamo messo, quindi è molto importante usare un vino
Mio nonno dice dove metti o ritrovi. Facciamo un po' evaporare. A questo punto passiamo alla nostra ricciolina sarda. E io non ci credevo che era sarda, invece poi l'ho sentita parlare. Mi ha detto, di Cagliari sono. E ho capito che era sarda veramente. Di Cagliari sono. E io, dopo che ci ho parlato, ho capito. Quindi vado a tagliare. Ecco, andiamo a tagliare tutta questa parte qua delle pinne. I capelli. Taglio di capelli. Ricciuola. Ok. Comunque i parrucchieri, a proposito di taglio dei capelli, i parrucchieri, non so quanti parrucchieri mi seguono, voi siete la razza di persone più invidiose della faccia, sulla faccia della terra. Proprio, no, non invidiose, scusa, gelose. Eh? Perché se tu ti tagli i capelli dal tuo pescivendolo, non te puoi tagliare. Perché se tu ti tagli i capelli dal tuo barbiere, dal tuo parrucchiere, e Messia una volta ti sbagli e vai da un altro, è X proprio, cioè al supermercato, la cassiera mia, mica s'offenne, oppure che ne so, il pescivendolo mio, mica s'offenne se vado da altro. E invece i parrucchieri proprio salicano proprio partito. Sbaglio? No, non lo so, io non ho mai. Ah, c'è sempre avuto uno, perché è geloso. Perfetto, guarda qua la nostra riccioletta, quanto è bella. A sto punto, allora qua l'alcol è evaporato. Che faccio appena l'alcol è evaporato? Vado a togliere anche i gambetti del prezzemolo, sennò questi diventano un po' marognoli dopo un po', eh. Una volta ho fatto i cingoli con la rucola con un mio amico pugliese e mi ha fatto mettere i gambi della rucola nel soffritto. Il problema è che ci siamo scordati delle valli, quindi ci siamo bagnati. L'aglio lo lasciamo dentro, eh. Aggiungiamo un goccettino d'acqua. Se ci avete brodo di pesce, ancora meglio, no? Aggiungiamo 2 cucchiai di passata o di pomodoro a pezzi, come in questo caso. Le olivette taggiasche, sapete quanto le amo, no? Con loro l'orolietto pure, così. Facciamo alzare il bollo, come direbbe mia nonna, no? Quindi facciamo prendere bel calore a questo brodino, che davvero qua già ci potresti cuocere una pasta, no? Per finta, eh? Quindi facciamo alzare il bollo e mettiamo Fabio dentro. Sai perché si chiama Fabio? Perché quando lavoravo a Londra c'era uno che si chiamava Fabio Puddu, che mi faceva venire i capelli dritti. Quindi in suo onore, Fabio, se mi stai guardando, ti saluto e ti voglio bene. Ok, così, guarda qua che stupendezza, che fantastica. Mamma mia. Una follia. Mamma mia. Mare. Oh, sai che voglio fare? Eccolo. Ma sì, c'ho qua dietro, fratelli. Che non ce la mettiamo? C'ho una patatina sola. Yeah. Se vuoi lasciare mai una patatina là dietro, così, tutta carina. Questa se lessa dentro al brodino del pesce. Non ce la metti? Mamma mia, comunque gli devo fare una foto. Una follia vera questa. Comunque gli devo fare una foto. Mi sono scordato una cosa. Facci vedere il trucchetto. Ti faccio vedere il trucchetto. C'ho il verdello, voi ricordate il verdello? Ah, il verdello ci piace. La pancia del pesce, così. Il verdello. Tutto dentro. Tutto dentro il verdello. Perfetto, copriamo e facciamo cuocere 15-20 minuti. Questa è una ricciolina da circa 700 grammi, 15 minuti bastano. Ricordiamoci a metà cottura di girarla, o come dicevo in Sardegna, di girarla. Ci mettiamo un po' di pane? Ce lo mettiamo. Ci mettiamo un po' di pane? Ma ci mettiamo un po' di pane. Quindi una fetta di pane. Oh, tu non puoi farlo il sardo, io sì. Facciamo del pane a fette. E lo andiamo a fare al forno mio. Lo facciamo qua? Ok. Ok, bello, abbiamo questo forno, perché non usarlo, dico? Ah, sono un genio. Comunque la pazzia fa anche cose buone a volte. Guarda che famo, perché tu non mi dai retta. Vieni qua, vieni. Sto qua. Vieni, bello. Non ti vergognare. Mamma, fratello. Cavolo, bello. E chi ti ha insegnato a fare queste cose? Anni di esperienza nel Bronx a fare bruschette. Goccetto d'olio. Non ci posso credere. Lascia stare. Sopra ci andiamo a mettere delle erbette. Origano. Qua abbiamo del rosmarino. Sto facendo tutti i dialetti. Ne hai mai visto uno del Bronx che la dica con uno sardo? No. O uno sardo che vive nel Bronx? Quale vuoi sentire? Uno sardo che vive nel Bronx? Bello fratello, ma che stai dicendo? Guarda che ti sparo in bocca. Sì, yeah. Ma cioè, questa è la vita, eh? Mamma mia. Bello fratello, ma stai! Prendo quella passola e te la punto in bocca. Guarda che roba, ma come si fa qua? Come si fa? Sentilo, sentilo. No, vabbè, lascia stare. Bruschette sarde del Bronx. Scherzo amici sardi, lo sapete quanto vi voglio bene, eh? Allora. Scherzo amici del Bronx. Scherzo amici del Bronx, però quelli stanno più lontani. Allora, operazioncina importante, dopo
i primi minuti, bisogna girare il pesce, colpo secco, raga. Non ve dovete far mettere paura. Guardate come si sta cuocendo alla perfezione, eh? È stupendo o non è stupendo? Chiudiamo. Ci manca solamente una cosetta da fare: le erbette, il prezzemolino. Questo lo prendo dalla mia amichetta Bangladesh qua sotto. Con pure un po' di gambetto, no? Ci piace pure un po' di gambetto oggi, giusto? Lascia tutto. Lasciamo pure un po' di gambetto. Non troppo fino, eh? Un po' grossolano ci va bene, giusto? Giusto. Decido io. Un'altra bottarella, così, di qua e di là. A questo punto aspettiamo questi altri 5 minuti che si cuoce il pesce e siamo pronti. Questa si chiama poesia. Poesia. Allora, che ti voglio far vedere, caro? Come capiamo che il pesce è cotto? Importante, no? Mettiamo il cucchiaio al centro, anzi il coltello, e ci spostiamo la carne. Se mettiamo il coltello, la carne si sposta qua dal centro. Non vediamo parti crude, non vediamo parti di sangue, vuol dire che è cotto. Prendiamo il pesce e ce lo spostiamo sul tagliere. Yeah. Qua non spegniamo, lasciamo ridurre a fiamma bassa bassa sta salsina che si è creata, che è una cosa divina, spettacolare, magnifica. Iniziamocelo a porzionare un pochino questo pesce, no? Allora, a me personalmente mi piace con un po' di pelle, mi piace mangiarmi pure la pelle, ok? L'importante, insomma, è stare attenti alle spine. Quindi capovolgiamo i filetti. Guardate, guardate come è cotto bene. Guardate come è succoso ancora. Eccolo, guarda, guarda, guarda. Guarda che carni bianche, eh? Che spettacolo. Guarda qua. Andiamo a togliere la spina. La testa è buona, raga, la testa è buona e soprattutto da assaporare il brodo. Andiamo a togliere la spina piano piano. Vedete come si capisce quando un pesce è cotto bene? Guardate come si stacca dalla spina facile. Questa che famo, gliela da margatto? Allora, adesso mettiamoci un attimo qua. Controlliamo sto pesce che ci abbiamo. Guardiamo le spine, togliamole se le vediamo, perché qualche spinetta ci sta, no? Quanto fa male un attimo assaggiare? Sentirà come mastichi. Un'altra cosa. Queste sono due belle porzioni, eh? Guardate che salsina che si è creata. Questo pure grazie alla patatina col suo amido, perché la cucina è bella per questo. Sì, dai, ma è venuta dopo, non ce lo volevo mettere all'inizio, eh? Vero? È chimica. Ma è chimica con gli ingredienti. Prezzemolino alla fine, così. Ma è uno spettacolo, eh? Ah, certo. Basilico all'ultimo, proprio spezzato con le mani, così non lo ossidiamo. Bello, così, giratina. E qua volendo reinserisco il pesce dentro, ma oggi ve lo impiatto. Questo però se stai in barca d'estate o se stai a centro tavola, così la tavola bella apparecchiata, ci butti sta roba col pesce dentro e sei contento. Se no prendi un bel piatto, tutti i bei pezzi di condimento, vedi, pomodori, la patata, le olive, pesce. Guarda che bei filetti che c'emo. Mi rifai con un altro po' di condimento sopra. Però guarda qua, guarda questo sughetto qua che io adesso ci metto sopra. Questo è tutto sapore. Qua mi piace finire con un paio di fettine di limone, che magari uno ci passa, neanche la devi spremere, ci passi un po' sopra il pesce. Le bruschette con le erbette. Yeah. E basta. Assaggiamo. Yeah. Mi stanno a chiamare l'ambulanza perché lo già uso. Che svengo. Sublime. Questo è proprio. Questo non classificato. Questo è che te lo dico a fa. 10 meno. 10 meno? Oh, ma sei impazzito! Sta fuori di testa. È troppo buono. Sei impazzito proprio. Ma è troppo buono. Fuori di testa. Assaggio. 10 meno. Dimmi com'è. No, 10 meno è tanto. Ma questo è saporito. Però tutti io gli do un 9 più pieno. 9 più. Oh, ma più. Non va bene manco 9 più. Sei impressionante. Non 9 più, ma si sente tutto alla perfezione. Ma come? Ma guarda che roba. È perfetto. No, allora, più dato, mica 7. Vabbè, dai, no, c'hai ragione. Dai. Fly down, hai ragione, sto esagerando. Ok, ragazzi, provate questa ricetta perché è semplice, è buona e vi fa sentire proprio al mare, pure se al mare non ci stiamo più. Iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace e poi fatemi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta.